Ciao a tutti, come promesso, lo svolgimento dell'esercizio, sia che consiste nello scaricare i dati da OpenStreetMap non dall'editor di OpenStreetMap.org, ma attraverso due programmi che tra i più famosi c'è Mercator e JOSM. Iniziamo subito a vedere JOSM. Ok, di solito ci mette un po' a caricarsi. Java OpenStreetMap può essere considerato un GIS che ci permette di è fatto apposta per gestire i dati di OpenStreetMap. Si apre sempre questa schermata perché non so per quale motivo, però c'è proprio tutto l'elenco delle versioni e comunque i collegamenti link ai vari forum della comunità che lo sviluppa. Noi abbiamo tutta una serie di strumenti. Poi le foto aeree, però la prima cosa che si deve fare è scaricare o aprire un file di OpenStreetMap che si ha sul computer. Il motivo di aprire un file su OpenStreetMap non mi è mai capitato, però di scaricare un'area dei dati e poi modificarla, quella sì. L'esercizio consiste a selezionare un'area che si può fare in vari modi, tipo attraverso dei segnalibri che si sono salvati, quindi per aggiornare sempre un'area di riferimento, area attorno alla località. Se ad esempio noi scriviamo qua, io scrivo Legnano, cerca, mi trova i vari dati associati a Legnano, numero dei tasselli, questo non l'ho mai usato. Comunque, questo è lo strumento principale, Sleepy Map. Seleziono un'area non molto grande, lui comincia a scaricarmi i dati. Ok, è iniziato. Ok, arriva. Ha scaricato praticamente da OpenStreetMap, che di solito noi siamo abituati a vederla come se fosse un'immagine non interrogabile, tutti i vettori che compongono che poi vanno a creare una mappa raster. Qui ci sono proprio tutte le informazioni, infatti questa è la cosa che vi volevo far vedere, molto interessante. Ok. Che ci sono tutti i dati vettoriali e troveremo anche tutta una serie di informazioni che magari non si vedono direttamente su OpenStreetMap, comunque bisogna vederlo tramite delle visualizzazioni differenti. Ad esempio, non ho mai visto questo di strada fondo cieco. Gli alberi di solito sono dei puntini, invece qua sono proprio delle icone. Ok, funziona un po' diverso dagli altri programmi, ma semplicemente perché se io adesso clicco il tasto destro mi esce fuori il PAM, al PAN, e se invece il tasto sinistro faccio una selezione e mi selezionano tutti gli elementi. Ad esempio io ho selezionato tutti questi elementi, semaforo, alberi, edificio, e mi vengono fuori elencati tutto qua, tutti qua. Ad esempio vado su edificio, lui me lo colora, però volevo
vedere quali altre informazioni sono legate all'edificio. Allora, la mappa di OpenStreetMap è fatta principalmente da punti, linee e vertici. Questo poligono, se noi ad esempio andiamo a selezionare questo nodo, è un nodo, mentre se io vado a selezionare il bordo, questo qua è un bordo. Diversamente da altri programmi e da altri GIS, qua vengono gestiti molto questa differenza tra nodi, bordi e linee, cioè aree, bordi e punti. E poi c'è anche tutta la parte delle relazioni che vedremo successivamente. Bene, ad esempio qui non posso selezionare il poligono, però se vado sulla linea esterna e mi dice che è building, e se clicco due volte su questo o sull'albero, mi esce fuori la modifica del valore, molto simile a quella che trovavamo nel browser di ID, nell'editore direttamente dal browser di OpenStreetMap.org. Qui sembra più facile inserire le informazioni e comunque cambiarle. Si fa sempre però riferimento a Wiki OpenStreetMap. Chiudo. Se ad esempio io andiamo a vedere qualcosa che conosco. Sì, andiamo qua. Magari questo è il fiume Lona, io questo fiume qua, se carico l'immagine aerea di Bing, ok, si sta caricando, sì, è proprio come l'editor, ok, si sta caricando, vedete questo è il fiume. Ad esempio, proviamo a fare una modifica semplice. Sposto, clicco sul nodo e posso spostare il fiume. Lo metto un po' più al centro. Qui è indicato che c'è una cascata o rapide. Una volta finita la modifica, posso selezionare, caricare tutte le modifiche presenti nell'evento e i dati attivo su OpenStreetMap. Sicuramente adesso mi chiederà l'autenticazione. Proviamo. Qua dico modifica. Percorso fiume Olona conoscenza la sorgente delle modifiche conoscenza, ok, caricare le modifiche o anche altre informazioni create da Josmo percorso il fiume caricare richieste oggetti caricare ogni oggetto questo qua lasciamolo così. Gruppi di modifiche, ok, chiudi gruppo e modifico dopo il caricamento perché magari lo possiamo tenere aperto e cominciamo a caricare questi dati, poi vediamo se aggiungerne nuovi. Impostazioni, ok, faccio carica, crea il gruppo di modifiche, caricamento riuscito. Ok, non mi ha chiesto le impostazioni perché probabilmente gliel'ho già dette da qualche parte, preferenze,
Scusate, ma io sono abituato ad utilizzare l'editor direttamente dal browser e uso poche volte JOSM, anche se mi rendo conto che è molto più potente, ma per comodità uso direttamente l'editor del browser. Qui abbiamo tutta una serie di opzioni, colori, aspetto, stile, connessione, ok. Eccolo qua, io avevo già inserito il nome utente e la password. Ok. Altre informazioni. Cartelle. E tutta una serie. È molto completo come programma, però mi rendo conto che è un po' diverso sia da QGIS ma anche da altri software. Bisogna prendere un po' dimestichezza con i vari strumenti e con le varie impostazioni. L'ultima cosa, prima qui io ho schiacciato, no, avevo trovato un oggetto con molto perché. Qui da parte, quando io clicco su qualsiasi cosa, qua mi cambia. Io in questi valori chiave posso aggiungere, eccolo qua, tante e tante informazioni, proprio come i tag sull'editor ID. Wikipedia, ok, Wikipedia, ID Leone Perego, e poi posso aggiungere altro. E prendo sempre tutta una serie di parole chiave che sono disponibili. C'era quello del wifi. No. Website. Ah, qua è un suggerimento. Sì, è molto interessante, si possono fare molte cose. Ok, questo è tutto quello che bisognava fare per JOSM, per lasciare spazio poi alle domande. Interessantissimo questo, che a Legnano, upload Wikipedia, immagina, Legnano, ci sono tantissime informazioni in questo punto. Vediamo cos'è. Vado su Piazza della Basilica. Vado sull'immagine che è stata archiviata in Wikipedia. Probabilmente c'è stato qualche utente che ha voluto inserire molte informazioni su questo punto. Ok, vabbè, lasciamo perdere. Provate a vedere quando c'è l'informazione di Wikipedia, a vedere che cos'è. Ok, chiudo JOSM e passo al prossimo esercizio con Mercator.